Alcune volte nella vita bisogna riscoprire i grandi autori. Mi è capitato con Stefano Di Marino. Ho letto tempo fa, e trovate sul canale un giallo, ora il titolo non mi ricordo, perché quest'autore, che ha pubblicato anche attraverso vari pseudonimi, esperto di arti marziali, purtroppo è venuto a mancare da poco, è un autore prolificissimo alla Simenon, se non di più. E credo sia opportuno ricordarlo. A questo proposito ho avuto la fortuna di trovare in biblioteca I Sette Sentieri dell'Alleanza. Un libro uscito circa nel 1996 per Sperling e Kupfer, che non credo si trovi tanto, magari nell'usato. Il Lio Narrante è uno scrittore in crisi che riceve delle lettere da una persona che si firma Sussurro. Queste lettere sono particolari perché raccontano di come questo archeologo studioso si trovi impantanato nella ricerca e nella scoperta, riscoperta di dov'è, dell'Arca dell'Alleanza, su tutto ciò che ha come simbologia l'Arca dell'Alleanza. Attraverso questo rapporto di lettere ricevute, a cui lui non risponde perché non c'è un indizio dove rispondere, Lio Narrante ci racconta, e quindi fa parte di questo libro, l'epistolario che lui riceve e il commento a queste lettere, che però daranno un nuovo slancio al suo essere scrittore che era in crisi. Quindi l'Arca dell'Alleanza ha una funzione lui di ispirazione e di riportarlo verso la scrittura. Questa è anche una simbologia molto interessante che permette appunto di capire qual è stato l'escamotage per questo libro. L'Arca dell'Alleanza ci viene raccontata appunto come la sede della Tavola delle Leggi, non solo che ha un potere straordinario per il bene, ma che poi viene fatto oggetto di una lotta tra coloro che vogliono preservarla nel suo essere arma del bene, con poi invece i seguaci dell'oscuro che vorrebbero utilizzarla a fini malvagi. Per un periodo ci riescono queste persone perché si vedrà nel percorso dai millenni avanti Cristo, dopo Cristo, avanti Cristo, prima, dopo Cristo, va arrivare fino ai giorni nostri, addirittura alla guerra in Iraq. Ci saranno momenti in cui l'arca andrà nella battaglia con i Templari, la rosa nera, c'è Dracula, si parla veramente tanto in questo romanzo, scritto benissimo, di una lettura che molti possono definire di evasione, ma è pura letteratura. È un impianto storiografico molto ben dettagliato, è vero, c'è leggende, ma è uno di quei libri che fa riappacificare con la lettura. È un libro che mi fa portare ovviamente a leggere molto altro di Stefano Di Marino, la sua sterminata bibliografia che porta anche all'interno di Segretissimo, questa collana di spionaggio, non vorrei sbagliare, Mondadori, che si trova anche in edicola, che ha una nicchia molto ampia di scrittori e di lettori. Stefano Di Marino purtroppo ci ha lasciato presto, è un modo questo per ricordarlo. Invito tutti a leggere i suoi libri. Il nostro protagonista è uno scrittore in crisi che ha questo nuovo slancio, mentre dall'altra parte c'è una persona curiosa che si trova impantanata girando il mondo per alla fine scoprire e far parte della sorellanza della Tigre, queste persone che seguono il bene, che appunto avrà come oggetto la preservazione dell'Arca dell'Alleanza, che è anche un simbolo, c'è lo yin e yang, il bene e il male che devono coesistere per creare un'armonia, anche l'uomo e la donna devono creare un'armonia, e sono tutti messaggi che questo libro ci danno e che fanno riappacificare molto con la spiritualità, con la società e con l'io. Che dire di più di questo libro? Un libro che mi ha appassionato, che ho letto benissimo perché è scivolato via veramente come bere un bicchiere d'acqua, ma questo non vuol dire che non sia denso di significati e rimandi. È un libro da regalare, spero che riusciate a trovarlo. E mi raccomando, leggete, non fatevi distrarre da autori magari sempre troppo famosi, cercate di indagare come faccio io a volte, perché si trovano veramente delle chicche andando e scavando. Io Stefano Di Marino l'ho scoperto perché partecipava a molti incontri quando c'era Andrea G. Pinkez e Andrea Carlo Cappi. E di Pinkez ho letto moltissimo, di Cappi qualcosa, e di Pinkez è un autore che amo, e da lì ho scoperto quest'autore, questa cerchia di scrittori, e quindi ho detto perché no, non approfondire. E quindi ho approfondito e continuerò a farlo. È un uomo che riesce a raccontare, racconta benissimo, è un narratore, e che riesce a regalare sensazioni, emozioni, distrazione e ci fa andare oltre. La pagina scritta crea in noi dei pensieri e provoca in noi delle ottime sensazioni. È vero, ci sono magari la leggenda, la storiografia, l'Arca dell'Alleanza, esistita o non esistita, la spiritualità, ma tutto questo però fa parte del mondo della letteratura e la fa amare e ci fa anche
avere un amore profondo per le pagine scritte, per i pensieri, la fantasia dell'opera d'arte che è l'artista che mette appunto nelle pagine, nelle sue storie. Chi ha letto Stefano Di Marino magari può commentare questo video, chi non l'ha letto e poi lo vorrà leggere lo commenterà, mi farà sapere, magari condividete il libro, iscrivetevi al mio canale, il film e il video, mettete un like al mio canale, iscrivetevi e vi aspetto tutti al prossimo video. Ciao!